mi ricordo di quando rubavo le lenzuola dal letto di mia madre per giocare a costruire le scene del teatro con i miei amichetti Peppino e Alfonsina. E adesso, vedi, sono qui, davvero, in un teatro, davanti a tutta questa gente che mi guarda incuriosita. Io mi faccio piccolo piccolo. Che vergogna. Spegni la luce. Erano con questi versi che più di un anno e mezzo fa ci siamo lasciati, e in realtà versi recitati in stretto dialetto calabrese e molto più degnamente, da un amico di retroscena, sul quale però noi oggi non spegniamo, ma accendiamo e focalizziamo la luce. Giancarlo Cauteruccio, bentornato. Bentrovati a voi. Grazie. Erano i versi tratti da Panza, Crianza e Ricordanza. Sì. E per introdurti e svelare il tuo animo di artista e di uomo, io partirei proprio da queste tre parole che sono appunto il titolo di questa raccolta: Panza, Crianza e Ricordanza. Sì, questo è il titolo appunto di questa trilogia, diciamo, della solitudine, così come l'ho chiamata, che affronta tre problematiche che sono le mie, ma insomma che possono essere quelle di tutti. Il primo è la panza, che è appunto il conflitto di odio-amore con il cibo, che diventa poi il conflitto tra le due parti del mondo, una opulenta, obesa, l'altra invece affamata. Il secondo è la follia, no? Quindi la creanza che ad un certo punto si perde, ma si perde probabilmente per colpa del non ascolto. E quindi, mentre il primo poemetto si intitola Mi fa fame, il secondo si intitola Parlo solo, cioè parlo da solo, perché appunto mi pongo il problema del non ascolto, no? Scusami, ma la crianza è l'educazione, il crescere, sì, l'educare, sì, vero? Diciamo la crianza è, è in qualche modo, per quanto mi riguarda, è proprio una modalità del pensiero, no? Mm. E quando il pensiero viene sottoposto ad uno stress eccessivo, probabilmente si perde, no? Quindi perdo la creanza. E il terzo invece è Mal ricordo, che invece è proprio sul ricordo, sulla necessità del ricordo, sul valore del ricordo, sulla profondità del ricordo. E sono appunto tre tematiche che sono essenzialmente legate alla mia origine, alla mia terra, intrisa di tradizioni, intrisa di credenze, intrisa di sentimenti profondi che a volte portano anche a dolori profondi, anche a rancori, ma diciamo che nell'entrare nella lingua madre, per me appunto che mi sono trapiantato dalla Calabria alla Toscana e quindi da Cosenza a Firenze, ecco, per me queste questioni si sono fatte, come dire, necessarie, quello proprio di affrontarle, no? E allora, scusa, ti interrompo, volevo però aggiungere altri elementi per chi non ti dovesse conoscere, dando insomma delle definizioni con tutto il limite che hanno le definizioni, cioè protagonista del rinnovamento del teatro contemporaneo, inventore del teatro di luce, perlomeno di questo genere, regista, attore, scenografo, artista visivo, pioniere della sperimentazione, della contaminazione fra le arti e le nuove tecnologie, la multimedialità, insomma direi proprio un bel crogiuolo. A tutto ciò, come già tu accennavi, poi si aggiunge il fatto che sei calabrese di nascita e poi fiorentino di adozione, quindi un ibrido, un meticciato culturale. Come mai sei diventato così? Questo non lo so, questo non lo so, ma certamente sin da bambino io ho avuto
il problema di conoscere, di sperimentare, no? Sperimentare in maniera molto Perché hai detto problema? Decisiva, perché questo porta appunto a quella poliedricità che io mi sono ritrovato addosso e che proprio nei primi anni di esperienza, come dire, nel teatro mi consideravano un architetto, nell'architettura mi consideravano un teatrante e appunto, e quindi nelle arti visive così come nel lavoro d'attore eccetera, ecco, sono, cioè, tu mi vuoi dire che è, come è difficile inquadrare una persona, potrei essere uno, nessuno è 100.000, ecco. dicevo, è difficile inquadrare, cioè è difficile inquadrarti, allora questo ha creato, può aver creato anche qualche smarrimento nelle persone, quindi qualche difficoltà. No, sicuramente ha creato per esempio all'interno del teatro un non sufficiente riconoscimento, no? Io che ormai appunto ho 55 anni, ho iniziato a fare teatro all'età di 20 anni, vivo una condizione di marginalità nel teatro italiano, cioè io non ho mai avuto alcun rapporto con un teatro stabile, per esempio, però ho costruito dei progetti molto importanti che non per immodestia, ma insomma che in qualche modo hanno segnato, no? La storia degli ultimi anni, perché io appunto vivo da 20 anni nel Teatro Studio di Scandicci, che è una struttura. Posso interrompere un secondo? Sì. Tu hai fatto riferimento alla poliedricità, progetto importante, Teatro Studio Scandicci. Allora io volevo, con l'aiuto del nostro caro vecchio librone della memoria che tu conosci, riuscire a far respirare un po' questa atmosfera così febbrile e creativa attraverso questo ricordo visivo del nostro primo incontro a Scandicci, proprio al Teatro Studio. Lo diamo come controluce sui corpi. Io ho sempre teorizzato, specialmente quando ero più giovane, no? La drammaturgia della luce, la possibilità di creare architetture di luce con i corpi distesi davanti alla luce, un minimo movimento quasi di nascita, no? Io nasco come regista fino a quando non vengo catturato dalla necessità di mettere in gioco il mio corpo, la mia esistenza. Il corpo lo potremmo intendere come geometria, come linea. Ho la necessità di esprimere e mettere in gioco la mia patologia, la mia, come dire, obesità grave, che è un elemento che è proprio fondamentale, proprio perché io riesca, continuo a riuscire a dar senso al mio lavoro. Allora, qui appunto era Scandicci, questa incursione che abbiamo fatto in un teatro studio, viene in mente una cosa: il teatro, concorderai, è il mestiere più antico del mondo, senza fare equivoci, insomma, eppure tu lo hai vissuto sempre all'insegna appunto della fusione con le più moderne tecnologie. È un paradosso questo? No, perché io credo che siccome in qualche modo l'uomo, sin dalla sua origine, lavora in maniera, devo dire, anche inaccettabile alla ricerca della sua immortalità, ed è chiaro che la scienza, la tecnologia è diventata e diventa sempre di più quella protesi di supporto proprio alle possibilità del corpo. Quindi il corpo si protesizza, e allora io proprio alla fine degli anni 70, all'inizio degli anni 80, dove in qualche modo c'è stata la forte incursione della televisione, diciamo, tecnologica, ecco, da lì ho iniziato ad interrogarmi sul possibile rapporto che potesse esserci tra il più antico linguaggio dell'uomo, che è il teatro, e i nuovi strumenti. E allora
ho sempre considerato la tecnologia come una, come un mostro però da cavalcare proprio per riuscire in qualche modo a neutralizzarne la potenza e riportarla in qualche modo in una forma di equilibrio, no? Nel rapporto proprio uomo-macchina, nel rapporto natura-artificio. Quindi ecco, è questo un po', certo, l'elemento che ha scatenato questa mia ricerca e questo conflitto, perché io ho sempre avuto un rapporto di odio-amore con la tecnologia. Quindi praticamente provo a, vediamo se ho capito bene, quindi, cioè creare un cortocircuito fra l'arcaicità, diciamo, e la ipermodernità delle, dei mezzi, l'arcaicità del teatro e l'ipermodernità dei mezzi, però poi con l'obiettivo, certo non facile e a volte contraddittorio, conflittuale, di mettere lo strumento comunque al servizio dell'anima, dell'uomo e quindi del teatro.